Eccoci, siamo tornati insieme e dobbiamo cambiare appunto il nostro focus. Cambia il nostro titolo, del resto, la curva contro Zhang, vattene! Parole pesanti, Via. Filippo. Sì, no, pesanti anche perché è un'inversione di tendenza abbastanza repentina da parte della curva che è sempre stata al fianco della proprietà e del presidente. È chiaro Eccolo. che quando poi i risultati non arrivano, vengono fuori tutte le magagne, tutti i malcontenti che magari mettevi sotto il tappeto e la polvere esce. Io sono sempre stato un sostenitore della proprietà della famiglia Zhang. Credo che loro abbiano fatto veramente un grande lavoro. Loro sono arrivati all'Inter, che l'Inter era in mano a Tohir, arrivava settima, arrivava sesta, ha fatto un anno quarta con Mancini proprio nel momento del passaggio, quando il quarto posto comunque non ti garantiva l'accesso alla Champions League perché andavano solo le prime tre prima del cambio di regolamento. E gli Zhang hanno comunque preso l'Inter, l'hanno plasmata, hanno portato un gran management, hanno portato grande innovazione anche a livello di marketing, hanno portato grandi allenatori e grandi giocatori, hanno alzato il livello, sono tornati in Champions League e hanno vinto lo scudetto, Coppa Italia, Supercoppa. Insomma, l'Inter noi per anni l'abbiamo vista arrivare nelle zone di classifica tra il sesto e il settimo posto con dei giocatori improponibili, siamo tornati a essere credibili, come diceva Conte, quando è arrivato. Chiaro è che negli ultimi 2 anni la situazione, complice il Covid, quello che è successo in Cina, eccetera, è peggiorata parecchio. L'instabilità è diventata un pane quotidiano e adesso credo che non ci sia più la possibilità per gli Zhang di tenere l'asticella così alta, che è quello che volevano fare dall'inizio, le famose dichiarazioni mangeremo tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa non si può più fare. E quindi credo che in questo momento in cui l'ambiente ormai è spaccato, l'unica soluzione che è rimasta è quella di cambiare rotta. Lo dico a malincuore perché ho sempre stimato Zhang, soprattutto Steven, che credo sia veramente un appassionato di Inter e che penso abbia lavorato bene e ci tenga molto, però in questo momento le difficoltà sono veramente troppe. Sono troppe anche per Michele Borrelli? Ma allora, la difficoltà principale per la proprietà dell'Inter è questo finanziamento fatto a maggio 2021 che ha una scadenza. Cioè Zhang ha preso del tempo nel momento in cui è mancata la liquidità per quello che abbiamo detto, il problema pandemia. Sono d'accordo proprio, sposo l'analisi di Filippo su quello che è successo in questi 6 anni e l'ho detto qua 1.000 volte. Ho detto, hanno raddoppiato il fatturato, hanno lavorato sulle strutture, la nuova sede, adesso su San Siro, i tifosi secondo me farebbero bene andare lì, che possono aumentare i ricavi a protestare con questa burocrazia lenta italiana. Qui invece devo commentare l'attualità, devo stare all'oggi. Non è che Zhang non è consapevole di un passivo, sono andati dalla UEFA a concordare un settlement agreement, abbiamo visto pure prima i conti della Juve. Sono quelli che ti fanno arrancare il passivo di bilancio, i costi che superano i ricavi, non il finanziamento di Oaktree. Quello è un problema di Zhang, cioè se lui non ripaga perde l'Inter, ma è una cosa sua. Qualsiasi proprietà, anche una nuova che possa sostituire questa, dovrà fare i conti con ricavi e costi, la famosa sostenibilità. Tornando alla protesta della curva, secondo me a settembre è proprio, io tra l'altro ho sempre sposato, spesso sposato le battaglie della tifoseria che spesso accusa il resto del pubblico che fischia, non è vicino alla squadra, perché secondo me quando la squadra non sta bene ha bisogno del pubblico. In questo caso sei a settembre, la squadra sta vivendo un periodo delicato. Con questa uscita, anche se ci fosse un problema, così, che cosa ottieni? No, ho Ti capito, dai la zappa Michele. sui piedi e complichi Ma ancora di più la va situazione. Perché benissimo, la però compattezza. se tu vuoi protestare, Sì. non lo puoi fare a settembre, non lo puoi fare a Ma l'hanno fatto, ti ottobre, ricordi non con lo puoi fare a Moratti, i gennaio. famosi striscioni di fine stagione, la lettera. Non No, vanno ho queste capito, cose. ma se Ma tu vuoi fine protestare. stagione. Qua invece c'è da compattarsi per ottenere un risultato. Se con la Roma ci sarà uno stadio, diciamo. Anche gli stessi giocatori. Ecco, la curva giovedì ha fatto un piccolo comunicato precedente a questo striscione che è stato netto. Adesso hanno detto spiegheremo giovedì prossimo le ragioni di questa presa di posizione. Ma giovedì scorso cosa avevano detto? È molto più complicato di un semplice Inzaghi auto, di uno slogan o di un isterismo da social il problema. Oh, quindi siccome è molto più complicato che rispondi con un altro slogan che sposti solo il mirino dall'allenatore al presidente, cosa ottieni? Ho Perché il capito, ma presidente non scusami, lo Michi, sa. ho capito, il mondo fatato è No, bellissimo. no, Io fatato vero. ti chiedo, se la curva, io non sto dicendo che la curva ha ragione o ha torto a fare quello che ha fatto,
Ma se la curva, un altro tifoso, anche i tifosi che non sono della curva, vogliono protestare, devono aspettare un dato mese per farlo? No, secondo me devono avere il bene dell'Inter. Scusami, però c'è un malcontento generale. Le ultime due estati le abbiamo vissute in questa maniera. Le abbiamo vissute con tre mesi in cui avevi paura che un giocatore importante andasse via per ricavare quello che dovevi ricavare, senza la garanzia di poterlo sostituire. Perché chiuso a meno 250. Ho capito, però tu mi fai passare il prestito di Oaktree come una cosa normale. Non è una cosa normale, no. È una cosa che l'Inter ha dovuto fare perché era in grandissima difficoltà. Zhang, ma Zhang è il proprietario dell'Inter, non è una persona singola. A sé. Diverso. Se tu, scusami, se arriva il nuovo proprietario, sì. Mettiamo, viviamo nel mondo fatato mio stavolta, no, mettiamo . Che... Oh, mio, ti sto facendo un esempio. Mettiamo che arriva il grandissimo proprietario con tantissimi soldi, arriva l'arabo che tira fuori quello che vuole, arriva, compra l'Inter, chiude il debito con Oaktree, che Oaktree se ne va. Ma quello deve chiudere Zhang. Se Zhang non è più il proprietario, ma arriva un proprietario nuovo, sì, con i soldi, sì, che può adesso deve chiudere dare il debito. Deve dare soldi a Zhang, che chiuderà i suoi problemi come vuole. Vabbè, ho capito la virgola, stiamo dicendo che Zhang ha difficoltà con Oaktree, sì. Seguimi però, sì, perché non mi fai finire, tu ti lamenti sempre. No. Ok, Zhang non può in questo momento chiudere il debito, giusto? Sì. Okay. Vende a un proprietario facoltoso che chiude il debito, quindi Zhang non può, il nuovo proprietario sì. Quindi io su questo passaggio che non mi trovo molto, perché non è un debito dell'Inter, è un prestito che ha avuto Zhang. No? Sì, ma per con cosa? Degli per la società. Scusami, ma Oaktree, il prestito di Oaktree è servito per le casse dell'Inter o per le casse di Zhang in Cina? Sui 292 al momento 100 sono stati utilizzati. Gli altri sono il lì. Prestito che Zhang ha chiesto a Oaktree, sì, è servito per salvare le casse dell'Inter o le casse private di Zhang? In parte. Vabbè, sono stati, dai, utilizzati per... sto rispondendo, ho detto in parte, già va bene tutti i schifi. Scusa, ragazzi, 200... però... ah, quanto ha prestato Oaktree all'Inter? 292 milioni. All'Inter. Nel bilancio scorso ce n'erano 97. Ma perché 97. Gli ha prestato quella cifra? Perché c'era un problema di liquidità. Ok, a chi l'ha prestata? All'Inter. Il proprietario è Zhang. Sì. Perché hai chiesto il prestito? Perché le casse dell'Inter... Sì, sì, poi lascia, sì, perdere quanto hai speso adesso. Tu hai chiesto quella cifra, sì, alla adesso... proprietà Oaktree. Sì, va bene, va quella... bene. No, non è giusto. No, no, ho detto però ci stiamo fissando su un punto che non è il punto. No, sei tu che ti stai fissando. Io no. Ti sto dicendo che tu mi stai dicendo che se c'è Zhang un altro è uguale. Sì, io ti sto, sì, dicendo di no. Sì, invece ti dico di ma sì. Perché basta vedere Elliott, basta vedere Agnelli, ma basta quella vedere Friedkin. Quella è la gestione di una società. Esatto. Io ti sto parlando del coprire un prestito che in questo momento non puoi coprire. No, ma quello... Ma lui c'ha maggio, maggio 2024. Scusami, come scadenza. Ma ho capito, ma se arriva il nuovo proprietario può farlo anche adesso. Zhang mi pare che abbia delle difficoltà. Ma Filippo, ma cioè, io veramente... Allora, non è il nuovo proprietario che deve coprire un finanziamento si che ha avuto Si accolla i debiti, si accolla, no, i debiti dell'Inter. Li può pagare. Allora, una cosa sono i debiti dell'Inter e una cosa è il finanziamento di Oaktree. Il debito dell'Inter, che è altissimo, è strutturato, c'è il bond, ci sono altre cose, resta lì anche col nuovo proprietario, perché non è che uno prende il club e azzera da un giorno all'altro i debiti. Il finanziamento di Oaktree è un problema di Zhang, che mette a rischio la sua proprietà, il suo patrimonio Inter, perché ha messo il suo patrimonio Inter, è come se io ipoteco la mia casa. Ma l'Inter non ci rimette niente, può cambiare di proprietà, ma non cambia la filosofia dell'acquisto della gestione. Ho capito, ma se Zhang non, scusami, se Zhang non salda il debito con Oaktree, si perde l'Inter. Di chi diventa l'Inter? Di chi diventa l'Inter? Di chi diventa l'Inter? E allora, se io sono Filippo Tramontana, arabo, saudita, e prende Oaktree, gli do i soldi di cui ha bisogno del debito, lo copro, l'Inter è mia, non da Oaktree. No, ma sto dicendo, una volta che Oaktree prende l'Inter perché non salda il debito, all'Inter che conseguenza negativa c'è? Ma perché io devo aspettare che prenda un fondo quando magari c'è un nuovo proprietario che al fondo ma non la vende? Ma se c'è un nuovo proprietario, benissimo, ma intanto... ma certo, quello stiamo parlando, se no, non c'è, stiamo non c'è. Parlando, bene, stiamo ragazzi, parlando che non cambia niente. Ma come non per niente? Gianbruno. No, però se non ci riusciamo a capire tra interisti su una cosa semplice... Ma ce lo chiedo, perché sennò veramente diventa un monologo interista. Ma non è un
monologo. E noi ridiamo, andiamo in pubblicità. Ciao, tra poco. Prendere lo spazio. Perché è bellissimo. Secondo me spunteranno anche le emoticon. È una mia battaglia, diciamo, spesso con i tifosi dell'Inter che non voglio, cioè, legano la parola sostenibilità o il fatto che tu, anche adesso, ieri lo diceva Gravina al Festival dello Sport a Trento, c'è il regolamento già fatto dalla UEFA, adesso lo farà anche la Serie A ufficiale, in Spagna già c'è, in Germania già c'è. Tu hai cos'è che fa Gravina? Sì, ma anche se non lo fa, tanto l'Europa è arrivata prima e quindi lui si deve adeguare. No, ma tanto non fa tu niente, hai non dei ricavi tot, devi avere costi giocatori, Marcello, per il 70% dei ricavi. Questo è il problema di tutte le squadre. E poi c'è il problema all'Inter, c'è il problema di Zhang, che se invece non restituisci il finanziamento, l'Inter da Zhang va a Oaktree. Ma arriva Oaktree, c'è sempre il problema. Io questo stavo cercando di dire. Cioè, il problema principale qual è? È mettere a posto i conti. Una volta che tu hai i conti a posto, sei appetibile, può arrivare il proprietario facoltoso, può rimanere Zappa, puoi fare quello che vuoi. Cioè, se invece non hai i conti in ordine, è un problema per chi sia che c'è e sia chi può arrivare o non arrivare. Perché Zhang è pieno di creditori. Cioè, il problema è che Zhang è pieno di creditori, lo stanno venendo a cercare pure a Milano. È un problema suo, non dell'Inter. È un problema di Zhang, che è proprietario dell'Inter e presidente dell'Inter, come vuoi che sia. Cosa? Perché è un problema di Zhang, che è proprietario e presidente dell'Inter, cos'è che sia, che se ne frega, che contatti ha con l'Inter? Qual è la conseguenza, Filippo? Che perde l'Inter lui, ma l'Inter che conseguenza? Niente. Però se Borrelli va avanti. No, come dicevi tu, questo è il punto. E poi ci rimette l'Inter, cioè questo è il problema. Beh, i problemi di Zhang si riflettono poi sulla società. Ci rimetta lui, Zhang, ci rimette la proprietà dell'Inter. Cosa ci rimette? Ditemi. Tu che ne sai in che mani vai? Tu che ne sai? Ah, questo è un altro discorso. Allora, però in qualsiasi mano vai, insomma, chiunque vuole tutelare il proprio patrimonio. Questo è, l'abbiamo visto anche col fondo al Milan, che per rivenderlo, Elliott voleva solo rivendere, ma ci teneva a tenere il valore del patrimonio alto, perché lo doveva rivendere. Alberto Gianbruno, se l'Inter cambiasse proprietà? Lo farà quando riceverà un'offerta all'altezza, sì, delle sue richieste, però io quello che mi auguro in questo momento, visto che in casa Inter, almeno dal punto di vista dei tifosi, aspetta, concludo. No, non ho detto niente. Ma che già alzavi il dito. No, ho detto sì. Hai ragione. Non sto scherzando. Legate vorrei. Stiamo a scherzare, come si dice. Bavagliatelo. No. Borrelli libero. Quando, vedi, mi fate ridere. Tutto questo però secondo me non deve andare a minare quello che è il grandissimo entusiasmo che c'è tra i tifosi, perché il rischio c'è. San Siro è sempre pieno, tu vedi le partite ed è uno spettacolo con un grande entusiasmo. I tifosi, se parti magari dall'idea, allora due cose sai di certo quando vedi una partita dell'Inter: che San Siro sarà pieno e che Inzaghi cambia gli ammoniti. No, queste sono due certezze. Brozovic no. Vabbè, innegabili. Devi cambiare. Poi parliamo di Brozovic, perché purtroppo poverino si è infortunato. Ecco, tra l'altro deve andare un aggiornamento serio su Brozovic. E quindi io spero davvero, quantomeno per i tifosi dell'Inter, che tutto questo non vada a minare l'entusiasmo, perché se si schiera la curva nord... Quello sono questioni di risultati. L'Inter è sempre stato, i tifosi dell'Inter sono sempre stati vicini all'Inter e continueranno ad esserlo, l'affluenza chiaro è, però se escono condizioni del genere non c'è il rischio magari di saltare una partita, no. Curva non lo so, la curva non lo so, qui si parla della curva e basta, non si parla del resto dei tifosi, che comunque lo stadio lo riempiono lo stesso. Il problema è che se poi cominciano davvero a mancare i risultati, cosa che io ovviamente non mi auguro, allora è lì che può arrivare lo scollamento, non certo le questioni tra la curva e la proprietà. Però sei meglio di me, conosci calcio meglio di me e sai bene che quando una curva si schiera può creare instabilità a tutto l'ambiente. No, chiaramente. Ma instabilità, è chiaro che ci sono dei malumori, perché comunque se la curva sta dalla parte della società e le cose sono serene, un bene è non sempre fa, me. Ma che se è un'ovvietà, scusami Alberto, è normale. Appunto dico, ma è normale che... È meglio che questo cortocircuito si possa, per il bene di tutti e dell'Inter, risolvere quanto prima. Ho capito, ma questa è un'ovvietà, nessuno si augura che le rispettive curve vadano contro la proprietà o no, i giocatori. No, però se tu mi dici che non incide il fatto resto, che la curva nord è lo spicchio, la curva conto. Nord, i tifosi normali, tra virgolette, non è che sono sempre d'accordo con la curva nord o seguono quello che dice la curva nord. E hai benissimo di fronte l'esempio fresco del discorso Lukaku. Lukaku torna, la curva nord fa il comunicato dicendo noi non andremo a eccetera eccetera, i vessilli eccetera, i tifosi normali se ne fregano giustamente e vanno a fare quello che vogliono fare, vanno ad accogliere Lukaku.
Lukaku. Quindi non è che quello che decide la curva vale anche per il resto dei tifosi. Quindi non spostiamo. Ho detto questo. Io ho detto che no, incide o no? Io ti dico di no. Ho detto che incide, non decidono il resto dei tifosi, ma che incide. Decide, sì. Ma è ovvio, ma scusami, però tu mi ripeto, mi dici una banalità. Che non ci sia serenità tra una frangia del tifo e la proprietà non porta serenità né all'Inter, né al Milan, né alla Lazio, né alla Juve. Certo. È ovvio che sarebbe meglio risolverla. Banalità non banalità, è un dato di fatto. Vabbè, ma è un dato di fatto, certo, che la curva è contro Zhang in questo momento. Dato di fatto, se tu mi dici non sarebbe meglio risolverlo, io ti dico. Cosa ti devo dire? No, è meglio che certo, stiano certo contro. Certo, certo che sì, ovvio. Oh, va bene, però giustamente a Vittorio mi ha chiesto un parere, io ho detto spero intanto, certo, detto comunque, visto no, che comunque sappiamo che Inzaghi ha i suoi limiti, ha i suoi pregi. No, non mi freghi, hai fatto una domanda. Sì, hai fatto una domanda e mi hai chiesto testuale. Non c'è il rischio di uno scollamento tra i tifosi e la squadra? Io ti sto dicendo di no. Se adesso tu mi fai il giro e mi dici un'altra cosa, allora, da una frangia di tifosi, ieri, da no, una frangia di tifosi. Così. Va bene, 1-1 palla al centro. No, che 1-1, 4-0 a casa. Che cosa? C'è ancora da dire qualcosa sull'Inter? No, Francesco, i fatti alla fine parlano chiaro e dicono che Zhang, da che cercava innanzitutto dei soci, adesso cerca dei compratori. Quindi sicuramente questo andrà a cambiare forse anche il mercato futuro dell'Inter. E io, no, visto che tu comunque hai la coperta corta, magari temi di più l'Inter qualora dovesse effettivamente arrivare un altro tipo di proprietà con dei fondi più. Ma no, ma non è questione di temere di più di meno. Zhang chiede 1 miliardo e 2, certo. Questa cifra aumento non è arrivata da nessuna parte, no. Anche perché senza stadio. Beh, hanno però Michele è arrivata un'offerta di? No, l'anno scorso BC Partners è stata quella che è andata più a fare la due diligence a vedere i conti, però stavamo parlando di cifre inferiori, 700-800 milioni. Insomma, credo che se ci sarà una proposta degna e ci si fosse una cordata seria che vuole comprare l'Inter, insomma, le cose si potranno fare. Si è visto anche col Milan che è andata più alla lunga di quanto previsto, però io sono d'accordo con Filippo quando dice che questa cosa qua non creerà, cioè non è Zhang adesso che crea problemi al campo e sul campo all'Inter, in caso, ma sono solo i risultati. E quindi la frattura con la curva è una cosa che riguarda la curva e fine, non la squadra. Però siccome si dice spesso, anche qua ho sentito altre trasmissioni in cui si diceva il giocatore che è sballottato, legge i giornali, è sul mercato, poi magari non si concentra oppure in campo, è stata un'estate difficile. Vuol dire che non è un professionista. Beh, anche io sono d'accordo con te. Però dico, oltre a questo invece, può più di questo influire, diciamo, si può creare così un alibi... perché uno dice vabbè, ma vedete qua c'è l'ambiente all'Inter, la situazione ambientale una volta fu scritta proprio in un comunicato di un esonero di un allenatore quando c'era i tempi di Fassone, c'era Toir, andò via Mazzarri e si parlò di causa anche ambientale perché c'era uno stadio quando si pronunciava il nome di Mazzarri dovevi andare veloce o saltarlo questo proprio. Succederebbe se non arrivassero gli stipendi o altre cose, questo è un altro discorso. No, adesso non c'è più questo problema, discorso. Non esiste, quindi mi pare che la situazione di Zhang sia abbastanza chiara. Il padre, come succede in Cina, quando fallisce un'azienda, là non ne paga l'azienda, ma paga Francesco il proprietario secondo, e viene, secondo te, Zhang, tra virgolette, messo agli arresti domiciliari o arrestato. Quindi, infatti, guarda caso, il padre di Zhang ora non si vede più. L'Inter ha bisogno di liquidi perché Zhang ora non ha liquidi. È vero. Per cui deve vendere. È il discorso ma l'Inter la liquidità oggi ce l'ha, nel senso che ha fatto il finanziamento. Sì, ma il problema all'inizio è che all'inizio del progetto, per come era partita la cosa, giustamente ha richiamato la famosa frase stritoleremo tutti fuori dal campo. Purtroppo tra... Covid e casini vari, l'azienda, quella la Suning Group, è andata in Cina, è andata in rovina, è vero che l'altra squadra ha chiuso, il padre, perché ripeto, là in Asia funziona, ma che se fallisce una cosa paga il proprietario direttamente. I soldi Suning, Francesco, ci sono, non è quello il punto è che tu non puoi chiudere con passivi 150, certo. Il Bologna c'è il presidente certo. Ricco. Però non puoi fare del Bologna però non possiamo, ha ragione Francesco, non possiamo far finta di niente quello che sta succedendo in Cina. È grave. La Suning ha dei grandissimi problemi in Cina. Allora, noi Steven Zhang, Milano, Inter. Zhang Jindong, proprietario dell'Inter, proprietario. Conosco la situazione. Posso parlare con la gente a casa? Pensavo stessi dicendo a me perché dice no, Francesca ha ragione. Perché campo. Il problema è la politica, la politica internazionale, non la situazione di Suning in particolare. Zhang Jindong col governo cinese ha grandi problemi economici. Ok, l'azienda Suning, questo lo do per certo, è stata salvata dal governo cinese. Quindi salvata dal governo cinese per non farla fallire.
Quindi il governo cinese cosa ha detto a Suning? Salvato, noi ti salviamo, però tu non esporti uno yen. Non lui, tutti, non lui, tutti. Sì, ma tutti, non sono i proprietari dell'Inter, Michele, sto parlando dell'Inter, sì, quindi parlo di Zhang Jingdong. Gli altri, le gli altri che hanno altre aziende, non lo so, non mi interessa. No, è questo il punto. Vabbè, Marcello, il punto è sempre il tuo, non è mai quello degli altri. Il punto è sempre il tuo. Vabbè, è una questione geopolitica. No, proveri, Michele, scusa. Vabbè, facciamo finta che il calcio è fuori dal mondo. Ma no, se tu che lo stai facendo, io ti sto spiegando cos'è la situazione della Cina, tu mi dici il calcio è geopolitica, facciamo finta niente, ti sto dicendo facciamo finta di niente. Eh no, ma lui sta esprimendo un concetto allora, in modo chiaro e palese per sì, quello che è il concetto chiaro, che Agnelli così, è in Italia, come mai alzi la voce di più, Michele, io mi fermo di parlare, ho davanti lo stesso, sto spiegandoti cosa sta dicendo lui. Sì. Sta spiegando ma perché modo, sono incapace di intendere di volere, no, che non ho capito finire, cosa dice. Ma diverso. Non fa finire nessuno, Michele. Ah, io non faccio finire. No, sto dicendo, vabbè, sto allora contiamo i minuti di tutti da adesso. Scusa, se mi dica il tribunale politico. Ogni volta che parlo sembra che non posso parlare. Allora, ragazzi, Francesco, poi dobbiamo fermarci. Perché, lo dico semplicemente perché parte. Essendo stato adesso in mezzo al discorso tra loro due sento la parte facile da comprendere. Vai. E la parte molto più complessa. Vai. Quello che sta spiegando Filippo è giusto da far capire a casa. Perché si capisce. Perché Borbò? No, perché mi stai mettendo in mezzo, stai dicendo che non si capisce quello che voglio dire. Quando parlo mi interrompete e non si capisce. Perché si capisce benissimo. Tu hai di persecuzione. Sì, perché se uno mi dice che non si capisce. Ma scusa, ma perché mi devi dire che non si capisce quello che dico quando si capisce benissimo? Il ragazzo sta dicendo che contano. Va bene, ragazzi, basta, tempo finito. Pubblicità e ripartiamo da qua. Finiamo argomento, sebbene si parli sempre dell'Inter, perché vorrei proporvi la stessa grafica che avevamo visto qualche minuto fa, ormai qualche blocco fa, per quanto riguardava la Juventus, caro Francesco. Era oggi, incredibile, eh? Era oggi anche per Marcello Chirico, da cui mi farò commentare la grafica dell'Inter. Grazie. Per quanto riguarda l'accusa e la difesa. Quindi vediamo un po' se la nostra regia per favore ce la può mandare. Capiamo effettivamente, eccola qua, grazie, i capi di accusa che sono flop negli scontri diretti, 11 gol subiti, cambi sbagliati. Però poi dall'altra parte abbiamo anche la difesa di Inzaghi, vale a dire l'infortunio di Lukaku, la cessione di Perisic e Skriniar un po' confuso dal mercato. Ora, Marcello, il piatto che pesa di più è quello dell'accusa o invece quello della difesa, che è un po' la domanda che ti ponevo prima in parallelismo rispetto alla tua Juventus? Beh, a livello di risultati i capi d'accusa sono sicuramente abbastanza pesanti. L'infortunio di Lukaku, beh, vabbè, però l'Inter non è che si sfortuna, un po' come il discorso di Brozovic l'anno scorso. Manca Brozovic, ah, mamma mia, adesso ci è saltato Brozovic, abbiamo perso in 7 partite, abbiamo perso punti perché non c'era Brozovic. Io penso che la rosa dell'Inter possa sopperire anche a Lukaku. A Lukaku. Però il problema vero in questo momento dell'Inter, così come perché i problemi dell'Inter sono abbastanza simili a quelli della Juventus, a parte i gol presi che la Juventus ha presi molto di meno, ma simili nel senso che secondo me c'è un allenatore in confusione, come c'è alla Juve c'è all'Inter, se lo vedo in grande confusione. Poi vedo anche una cosa in più rispetto ad Allegri, mentre Allegri ha contrasti con i giocatori, Simone Inzaghi lo vedo molto più vittima dei giocatori, cioè non riesce a imporsi sui giocatori, li subisce. Guarda, e tra l'altro io apro velocissima una parentesi perché mi hai dato un assist perfetto citandomi Brozovic. E prima Alberto dice bravissimo. Sì, perché diceva proprio che è notizia purtroppo di oggi inerente all'infortunio del giocatore. No, girano sul web appunto degli aggiornamenti relativi a un presunto problema al flessore della coscia sinistra e si teme addirittura uno stiramento. Chiaramente uno stiramento può comportare un periodo di tempo senza il calciatore piuttosto lungo, sì. E il calendario, poi magari lo vedremo nello specifico. Ce l'abbiamo. Molto molto intenso e con partite certamente che ti vanno già a decidere una stagione. Eccolo, grazie regia, quanta prontezza in questa risposta. Inter il calendario e vediamo appunto quelle che sono le 6 prossime giornate di
campionato e perché? Non solo, perché Filippo abbiamo la Roma, il Barcellona, il Sassuolo, poi chiaramente il Barcellona, la Salernitana che forse ti permette un minimo di respiro in più, anche se alla Juventus quella famosa Salernitana ha dato filo da torcere. Non ne parliamo. Ecco. No, questo è un caso a parte. Lasciamo perdere. Ecco. Allora, Filo ricordava prima del fatto che comunque non avrebbe giocato perché squalificato con la Roma. Sì. Però c'è il Barcellona, insomma, ci sono partite dove con la, Roma la sua assenza può essere veramente importante. No, cioè, allora, lo stiramento, adesso, non credo che abbiano già fatto gli esami. No, credo si teme. Perché, domani dire, si può temere tantissime cose, ma finché non fai gli esami strumentali non puoi sapere cos'hai. Poi, di stiramenti, io non sono un medico, ma dall'esperienza insegna che comunque ci sono vari tipi di stiramento. Possono esserci quelli che ti tengono fuori anche 2 mesi, 1 mese e mezzo, e quelli magari un pochino più facili da riassorbire e in 2 settimane magari te la cavi. Insomma, l'assenza di Brozovic è molto pesante, con la Roma non ci sarebbe stato comunque, forse è il momento di lanciare Aslani, che è stato preso per quello, è un giocatore importante, si parla sempre dei giovani in Italia che non vengono lanciati, adesso c'è la possibilità, speriamo che Inzaghi lo valuti e lo faccia giocare, è stato preso per quello. È il momento per valutarlo, Michele Borrelli, Aslani? Sì, sarebbe clamoroso se non giocasse Aslani, secondo me, perché ne abbiamo parlato. Chi metti poi soprattutto? Tutto l'anno, vice Brozovic, è arrivato il vice Brozovic. Tra l'altro ha fatto molto bene quest'estate Aslani, mi aspettavo qualche minuto in più, adesso purtroppo è arrivato il suo momento per un infortunio, è la cosa peggiore, nel senso che è sempre meglio avere le alternative. Però spero che possa avere adesso quelle partite consecutive. L'Inter deve, Inzaghi, siccome ci sono tanti problemi fisico, mentale, adesso anche la spaccatura con una parte di pubblico, le cose semplici, manca Brozovic, il vice Brozovic, Acerbi sta meglio di De Vrij, Acerbi per De Vrij, certo. Non inventiamo ruoli, 4 difese diverse nel secondo tempo, ha cambiato 1000 volte, quindi torna Lukaku, io addirittura ho sentito che adesso bisogna avere la fantasia sul mercato di prendere lo sconosciuto, ma se io posso riprendere Lukaku e Lukaku Lautaro hanno un'intesa, ma meglio di così vado su Lukaku Lautaro. Adesso c'è sempre questa voglia perché è arrivato Kvaratskhelia che sta facendo benissimo, capito, ma quello è molto più difficile. Se vado sul sicuro e Lukaku Lautaro, per me vado, posso andare sul sicuro. Però i problemi di fondo, più che quelli che abbiamo visto, secondo me, non so, quelle sono conseguenze, cioè il fatto che hai perso è vero, ma non è una cosa, è la conseguenza. Tu avresti aggiunto dunque altre voci a quelle del Mastrino. Io non mi riesco a spiegare, perché ecco, la differenza con la Juventus, io dicevo la Juventus, però altre volte ha avuto gli infortunati, adesso anche stasera un altro, cioè inizio a sospettare, in modo, l'ho chiesto a Inzaghi, ma non ha mai dato una risposta precisa, questa condizione fisica, la squadra che arriva seconda sul pallone e terza per chilometri percorsi, ma arrivano non con lo sprint, non con la giusta intensità, con la giusta aggressività. Speriamo che allenandosi si può allenare un po' la forza, l'aggressività e si possa migliorare, perché altrimenti può essere forte, qualitativo, avere l'identità, la tattica giusta, ma se arrivi secondo sul pallone. Sì, non finalizzi. Francesco, perdonami, questa caratteristica che poi in realtà in questo momento è una minusvalenza, no? per l'Inter, di cui parlavamo anche prima della tua Juventus, pensi che sia generata dalle stesse cause riguardo alla Juve, cioè la mancata preparazione magari estiva, possa essere così anche per l'Inter? No, non che sia mancata, che sia una preparazione diversa o non all'altezza mancante della squadra. Forse allora, più che no, mancante no, perché vorrebbe dire che non sono proprio allenati, sarebbe gravissimo, però probabilmente una preparazione sbagliata o in vista di uno stop a novembre che noi non sappiamo se può essere preso in altro modo, che io tra quelle voci lì, come prima per Allegri, ho messo 2 cose che non c'erano. Cosa aggiungeresti? Aggiungerei che Inzaghi mi dà l'idea di uno che ha poche idee. Cioè lui cambia, fa i cambi che deve fare, uomo per uomo, giocatore per giocatore, cartellino per cartellino. Non riesce mai a inventarsi il resto, per esempio con Brozovic che non si capisce bene cos'ha. Sì. E con Aslani lì, se Aslani non gioca c'è un problema, è no? È grave, certo. Quindi o mi cambi modulo all'improvviso perché mi fai vedere che mi inventi qualcos'altro, oppure Aslani deve giocare. Però Inzaghi, anche la Lazio, ha sempre fatto i cambi ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, non ha mai provato a stravolgere la rosa e a fare cose particolarmente... Beh, ma tu hai in mente, se dici così, dei cambi che Inzaghi non ha fatto? No, questa è una rosa che volendo potrebbe anche giocare in un momento di difficoltà, secondo me, a 3 davanti. Però come fai a impostare a 3?
quando tu non fai mai giocare nessun altro, cioè Belanova, mai giocato, Aslani, mai giocato. Mai giocato. Cioè Darmian e Di Marco, va bene, però hai prima hai un buco che Perisic ha creato, Gosens non si ritrova ancora al momento, l'unico Dumfries che spinge bene sui come terzino, puoi provare secondo me delle soluzioni differenti, adesso non so di che tipo, ma qualcosa si può inventare. Mm. Però Fra, in realtà comunque sono 4 anni, compreso questo, sì, che l'Inter gioca col 3-5-2, certo, e che l'Inter, questo allenatore e quello precedente, non cambia. Certo. Cioè, comunque difesa 3, 5 centrocampisti, poi sì, magari durante la partita, in un momento disperato, come è successo anche con Inzaghi con Lecce, puoi mettere dentro più punte e va bene. Cioè, l'anno scorso facevamo i complimenti ad Inzaghi, che pur non cambiando mai il sì, modulo, eccetera, comunque giocava bene. Cioè, ci divertivamo a vedere l'Inter, cioè, anche gli stessi giocatori, certo, ah, quest'anno siamo più liberi, poi io le dichiarazioni dei giocatori quando vanno bene le cose le prendo sempre con le molle, però l'Inter giocava bene, mi riesce difficile pensare che con gli stessi giocatori, perché Lukaku l'abbiamo visto 2 partite poi sì, si è fatto male, e lo stesso allenatore, le cose siano cambiate radicalmente, no, e l'Inter non riesca più a giocare come prima. C'è qualcos'altro, cioè c'è qualcos'altro che poi può essere la preparazione fisica, ma Michele diceva bene, l'Inter è una squadra che corre tanto, corre, cioè, ma corre male, corre, male, esatto, corre malissimo, spreca tanto forse, spreca no, tante corre energie, male, ha ragione, termine giusto, sono corre, piantati per terra, esatto, e quindi c'è qualcosa a livello, perché prima si parlava del morale del gruppo, della squadra, dei tifosi, lo scollamento, quando il gruppo all'interno è solido, e le cose funzionano, che i tifosi protestino o no. Sì, ti arriva forse anche in maniera meno pesante. C'è da capire esattamente quale può essere il problema di questa che fa nascere questa confusione tra allenatore e squadra, perché c'è qualcosa che magari ha fatto nascere qualche incomprensione. Io non lo so, Però. Pensa, te la butto lì. Vai. Pensa, in questo momento, per come stanno messe le due squadre, sì, le rose in campo e sì, i giocatori fuori, l'inversione degli allenatori no, potrebbe essere più utile paradossalmente, perché Allegri a gestire un gruppo del genere sarebbe comunque capace, secondo me. Poi ovvio che deve metterlo in pratica. Ah. E Inzaghi, dato che è uno che va sul sicuro, potrebbe finire una squadra e dare un'identità che non c'è più. Faresti il cambio, ma però il problema è, attenzione, non ho finito, il problema è la personalità che tu hai. Per entrare nello spogliatoio, come dicevamo prima, Inzaghi forse non ha, cioè mettere, quando Inzaghi non mette Dzeko titolare, non mi ricordo in che partita che Lukaku era fuori per la prima volta che ha messo Correa. Beh, il derby ha giocato Correa. Esatto. Quello è un sintomo di non personalità, perché tu lì non vuoi mettere Dzeko titolare, perché sennò gli fai capire ampiamente che senza Lukaku tu giochi tutte le volte. Certo. In realtà è un problema, perché in quelle squadre lì devi avere il coraggio di dire, cioè Allegri, per quanto sia discutibile e per quanto faccia una cagata tremenda a mettere Bonucci fuori col Monza, mette Bonucci fuori col Monza. Non interessa. Avevo qui mi chiesero, mi però ricordo, no, prima perdonami, del derby. Avevo posto a Borrelli la domanda proprio servita su un piatto d'argento. A lui, non a Borrelli. Sì, a Chirico, da Oppini, vale a dire, tu faresti a cambio, Marcello? Tu scambieresti Inzaghi per Allegri? Non lo farei neanch'io. Ma no, lascia stare, nessuno, dai, per no, favore. Va. Era una provocazione, con un ragionamento è dietro. Anche se la Juventus c'era andata su Inzaghi, cercato Inzaghi è amico personale di Paratici. Paratici più volte l'ha proposto, eccetera. Ma veramente, cioè, un conte allenare la Lazio, e lui l'ha allenata bene, diciamo, perché gli ha fatto ottenere dei buoni risultati, no? Ma un conto è allenare la Lazio, un conto è fare poi il salto di qualità, allenare l'Inter, allenare queste grandi squadre. Io vedo che non lo vedo ancora pronto. Non è ancora pronto. Cioè, fa troppi errori. E questo non va bene per un allenatore che allena una grande squadra. E i giocatori, soprattutto, se ne accorgono quando non c'è il manico. Però, quando il manico è in difficoltà. L'anno scorso Inzaghi, però, io capisco che questo è un momento difficile dove le cose vanno male, ma l'anno scorso Inzaghi ha fatto un'ottima stagione. Cioè, noi ci dobbiamo... all'inizio Inzaghi deve ritrovare quell'Inzaghi della stagione. No, all'inizio non è il lavoro di Conte, ma non è questione poi di sfruttare... pian piano si è afflosciato. Ma no, Marce, ma dai, non è il discorso di sfruttare l'allenatore precedente. Io questa cosa non l'ho mai condivisa, anche quando si parlava di Conte Allegri. Allegri si diceva che aveva sfruttato il lavoro di Conte, poi però ha vinto 5 anni di fila, ha fatto 2 finali di Champions. Sì. La stagione scorsa è quella di Inzaghi. Tra l'altro, perché poi noi questa cosa non la consideriamo mai, e secondo me è profondamente ingiusto.
Cioè, Inzaghi parte l'anno scorso in una situazione ambientale difficilissima, con un'estate forse peggiore di quella di quest'anno. La squadra lo ha aiutato. La squadra lo ha aiutato. Facciamolo perché lui si è fatto aiutare. La squadra era più coesa. Sì, però Marcio, l'anno scorso la squadra era più coesa. Ma sì, vabbè, ma però pian piano si conoscono i giocatori, si conoscono con l'allenatore. È qualcosa, non che si sia incrinato, ma c'è qualcosa sì, che i giocatori non piacciono. Marcio, ok, quindi... però l'anno scorso Inzaghi fa una grande stagione. È vero, sì. Perde uno scudetto con un grande Milan. Perché noi non diamo mai meriti a chi ha vinto. Adesso parleremo di Milan. Ok, Milan ha vinto perché se l'hai meritato. Non è che abbiamo perso contro una squadra che non faceva risultati. E l'Inter inizia una stagione con i pronostici che dicono l'Inter è tra le favorite perché ha vinto l'anno prima, ma l'Inter però rischia di non arrivare nemmeno quarto dopo quest'estate, perché l'Inter perde Hakimi, perde Eriksen, perde Conte e perde Lukaku dopo metà agosto. Inzaghi arriva con le toppe. Con le toppe. Era prima, l'Inter era prima, non puoi dire che Inzaghi comunque ha fatto bene. Sì, ma Inzaghi era prima con chi? Chi era l'allenatore? Filippo, ma poi parliamo di Milan, quindi chiudiamo la... No, ma scusa, ma l'Inter era prima con un altro allenatore, poi è arrivato Inzaghi e è arrivato secondo? No, cioè l'Inter era prima ma con Inzaghi allenatore? No, no, ha dovuto cambiare gioco, ha ragione Filippo. Cioè, senza Lukaku ha dovuto cambiare l'impianto, la filosofia di gioco, quindi ha avuto un grande merito a trovare una quadra senza Lukaku. Cioè con Conte, il gioco di Conte su Lukaku era fondamentale. Quindi Inzaghi deve ritrovare l'Inzaghi di ma anche i giocatori si devono ritrovare, ci sono molti giocatori sotto lo standard. Questa è la differenza con la Juve. Cioè l'Inter arriva seconda come la Juve sulla palla, ma c'è questa grande differenza che però gli stessi con lo stesso allenatore l'anno scorso hanno fatto una cosa completamente diversa. Ragazzi, ha già perso 4 partite, siamo a settembre, ha già perso 4 partite. Come l'anno dello abbiamo parlato del Milan che invece ha fatto bene, adesso parleremo di Pioli.